Macelleria Santerno di Jacopozzi Alviero e figli. Dal 1953 solo ottime carni e specialità toscane, tra cui fiorentine di vera chianina, salumi, spiedini freschi ogni giorno, cosciotto di agnello in porchetta maremmana, la rostinciana e tante altre bontà. Da noi trovi anche una piccola bottega di specialità toscane, tra cui i pici all'aglione, vino, pecorino e solo il venerdì e sabato il pane toscano, pizza morbida, la stiacciata e dolci toscani. Siamo il primo punto viola d'Italia fuori dalla Toscana, dove potrai richiedere la tua Inviola Card, senza costi o appartenenza calcistica. Ad ogni acquisto ti farà accumulare punti per ricevere premi e vantaggi esclusivi, pensati per i nostri clienti dall'ACF Fiorentina, anche ingressi allo stadio. Se anche tu hai il nostro pallino di cercare solo prodotti genuini, sei nel posto giusto. Seguici anche su Facebook, Macelleria Santerno, la Toscana. Macelleria Santerno, ti aspettiamo! Arredamenti Albani e C a Santerno. La nostra famiglia dal 1977 al vostro servizio per garantire un'assistenza ottimale e personalizzata per ogni cliente. Curiamo l'arredamento, consigliamo le migliori soluzioni per i vostri spazi, dalle cucine, salotti e soggiorni alle camere da letto, camerette e moderni complementi d'arredo per soddisfare ogni esigenza pratica, estetica e su misura. Vasta scelta di poltrone relax di qualità di ogni prezzo, alza persona per anziani e disabili con introvabile servizio assistenza post vendita. Inoltre offriamo un'ampia gamma di servizi, dalla progettazione interni e mobili su misura al trasporto e installazione ed assistenza gratuita. Venite a trovarci, valuteremo anche il vostro usato. Arredamenti Albani, mostra in via della Libertà 7 a Santerno. www.arredamentialbani.it. Sagra di Santerno, Mauro Perini, il presidente del comitato promotore festeggiamenti di Santerno, insomma un nome veramente lungo che io dimentico per la metà tutte le volte, però il comitato promotore c'è e si fa sentire ogni anno, perché nonostante poche anime siate qui a Santerno, però riuscite a organizzare dei bellissimi eventi, Mauro, a partire dall'estate, che animate un po' l'estate anche dei genitori, dei bambini qui dei dintorni. Partiamo da Estate sul filo della memoria, che anche quest'anno ha visto una bellissima partecipazione, per arrivare alla Sagra di Santerno e anche Festa dell'Uva con la pigiatura. Allora, partiamo da quest'estate, diciamo che questo non c'è niente da dire, perché è stato un successone, bambini che ce ne sono stati, poi abbiamo già visto addirittura gente anche di Imola che ha visto la trasmissione, quindi questo fa veramente piacere. Poi, strada facendo, siamo partiti subito per la Sagra Paesana. Sagra Paesana, che la Sagra Paesana è l'associazione culturale, l'organizza con la parrocchia. Allora, parrocchia, fortunatamente abbiamo una bella mole di giovani che stanno crescendo, che hanno l'entusiasmo, e questo speriamo che sia veramente il futuro della Sagra di Santerno. E poi dopo andremo a vedere anche cosa hanno fatto nel chiosco quest'anno, che hanno creato tutta una cosa nuova. Questo deve essere il nostro futuro, perché ormai chi è grande più di così non può crescere. Quindi... All'ombra del campanile della chiesa di Santerno, che cosa succederà quest'oggi per la Sagra di Santerno? Intanto cosa troveremo? Beh, oggi troveremo innanzitutto la pigiatura dell'uva, troveremo la... Non è una cosa così scontata, eh? Com'è la pigiatura dell'uva? Non è scontata, perché non è che facciamo la pigiatura moderna, facciamo la pigiatura proprio coi piedi, con le gambe scoperte, si pigia e il mosto deve scendere dalla cannella, quindi bisogna pestare, perché una volta non avevano le macchine moderne. E quindi, per fare questo, chi vi siete appoggiati? Beh, gli amici dell'Allegria di Formellino, perché è chiaro che ogni cosa ha bisogno del suo... Dell'esperto. Dell'esperto, di qualcuno, a parte l'esperto, che questo ho capito, però qualcuno ci vuole sempre. Dobbiamo dire anche che il nostro paese è un paese prevalentemente agricolo, infatti se vediamo tutta la fiera che abbiamo di macchine agricole, questa è la realtà del nostro paese. L'altra cosa che dicevi, oggi burattini sotto il tendone per i bambini. Che bello, anche per i più grandi. Anche per i più grandi, esatto, perché i burattini entusiasmano sempre. D-
dopo avremo un altro evento, evento con i cani, Agility. Poi qui c'è anche la possibilità addirittura, se uno vuole, di far provare il suo cane. Di dove sono i ragazzi? Chi ce l'ha organizzato è una ragazza di Savarna. Facciamo veramente un grosso saluto ad Albani, Arredamenti Albani e Macelleria Jacopozzi. Queste sono ormai le nostre, diciamo, chiamiamole grosse spalle oppure le stampelle. Salutate gli amici, ciao, grazie Albani Mobili e Jacopozzi. Li salutiamo tutti, anche gli altri che danno una mano. Attenzione, ringraziamo tutti i volontari che stanno lavorando per lo stand, per il chiosco, per tutto il montaggio, lo smontaggio delle strutture, ragazzi miei. Qui non è una favola, Qui ci vuole veramente tanto. Com'è che diciamo? Che noi ci veniamo a divertire, però qua c'è del gran lavoro dietro, eh? Io lavorirdri. Cioè, te, voi a te. Detti in dialetto romagnolo. Si deve, perché insomma vogliamo anche che mantenere questo nostro dialetto e siamo ad una sagra che proprio vuole mantenere le antiche tradizioni. Ovviamente giovedì sera abbiamo iniziato proprio col dialetto romagnolo. Quindi... Il gastronomico che sta funzionando meravigliosamente, mi arriva all'orecchio questa notizia. Qui allo stand chi viene a mangiare qui non sbaglia. Carne, pesce? Carne, pesce di tutto e di più. Vedi. Al chiosco c'è di tutto e di più. La piadina fritta non può mancare. Quella c'è, mi raccomando. Però avete aggiunto? Ci hanno aggiunto un mucchio di robe i ragazzi, tutte le robe moderne, mi sembra giusto, no? E poi cosa c'è? C'è una bella mostra all'interno delle vecchie scuole. Esatto, una mostra all'interno delle vecchie scuole. Due mostre, una che l'ha organizzata l'associazione e un'altra che l'ha organizzata Martinez. Quindi è una mostra tutta particolare da vedere. Più c'è Vitans, mi raccomando, non ti dimenticare che è qua ad andarlo a visitare. Domanda, che cosa avete organizzato di così particolare tu e la mia amica Iaquinta? C'è da vedere che è una cosa fatta dopo la fine dei laboratori estivi, con i lavori in comune che organizza il comune di Ravenna con i ragazzi, con Alice Iaquinta e qualche volontario di Sant'Erno, siamo riusciti a creare una struttura veramente simpatica e bella, che poi useremo per il prossimo carnevale, perché io vi dirò anche che il prossimo carnevale sarà il 16 di febbraio. Allora, appuntiamoci già la data, perché lui vuole essere sempre il primo. Perini, carnevale primo. In Romagna, Sant'Erno, è il primo 16 di febbraio, me lo sono già segnato. Ma mi raccomando, allora, questa bella struttura colorata, conoscendo Alice non può che non essere colorata. Sì, ma bravissima. È in cartapesta. È in cartapesta. Perché è un'arte. Esatto, bravo. L'arte della cartapesta, bravissima. Però devo dire un'altra cosa, perché io non posso perdere qualcosa per strada. La Fiera delle Meraviglie, il 24 di novembre. Anche quella. Anche quella. Ma siamo a Sant'Erno, siamo in una metropoli. Siamo in un piccolo paesino, però piccolo grande, perché abbiamo voglia noi dire, ma ormai delle attività che facciamo noi ce ne sono ben poche in certi paesi. Senti, non potevano mancare le macchine agricole oggi, allora ti voglio ricordare anche queste, che tu le hai detto subito quando ci siamo visti. Quest'anno abbiamo veramente una cosa eccezionale di macchine agricole e queste ne siamo entusiasti. Perché? Entusiasti anche perché? Perché il nostro è un paese agricolo, quindi va rispettato nelle sue tradizioni. Il parroco di Sant'Erno, siamo in questo luogo bellissimo, c'è un prato meraviglioso e credo che attorno ad una chiesa ci si possa riunire bene, una comunità. Chiunque possa essere presente, ben accetto, perché comunque è il prato della chiesa e la chiesa è di tutti. Tutti veramente qui per fare festa assieme, per fare una cosa bella per il paese. Certo, è un'occasione per tutti, davvero, un'occasione di accoglierci gli uni con gli altri, perché non solo la comunità parrocchiale, ma anche tutto il paese che si aggrega attorno a questo campo, diciamo, di prato, questo prato. È un'occasione davvero da sfruttare, che cerchiamo da anni ormai sfruttare bene, per trovare un'intesa reciproca e anche costruire insieme qualcosa per questo paese. È un paese piccolo, ma comunque con le forze unite si riesce a dare un nome, un segno, un simbolo a questo paese e farlo conoscere anche attorno. Se mi concede anche un esempio, perché
così pochi, come siete riusciti a fare delle cose meravigliose? Dal piccolo chiosco che c'era, ad esempio, per la sagra, che era una tradizione, avesse la vendita della piadina fritta, che è un must qui in Romagna, soprattutto per la vostra festa, beh, adesso avete un bar addirittura, veramente bellissimo, con tutti i carismi di un bar tra i più, quelli che hanno più appeal tra i giovani. Mi sa che ci sono zampino anche dei ragazzi più giovani qua. Certo, è una nostra fortuna, è anche il nostro futuro. I nostri giovani, c'è un bel gruppo di giovani, non solo riuniti attorno alla chiesa, attorno anche abbiamo un campo sportivo, perciò c'è anche aggregazione sportiva che coinvolge e che contribuisce a quella adunanza, diciamo, questa unione di forza che porta i suoi frutti. Sagra che si è ampliata anche nello stand, ha un ingresso che sembra quello di un grande hotel e mi hanno detto che si mangia anche molto bene, ha quasi 5 stelle. Quello bisogna sperimentare, non voglio qui fare una pubblicità a fuoco. Io riporto delle parole che mi arrivano all'orecchio. Lo stand è sempre Forze Unite, un po' di gruppo dei volontari parrocchiali ma anche comitato promotore del paese. Le Forze Unite, qui c'è una piena collaborazione, non ci guarda da dove uno provenga, basta che contribuisca con una buona volontà e impegno e noi siamo ben contenti. Qual è l'augurio di Don Dario per tutta la sua comunità e soprattutto quali sono i ringraziamenti che vuole fare? Mauro ha detto io li faccio tutti perché non mi voglio dimenticare di nessuno, questo ha detto Perini. Certo, io mi aggrego al suo ringraziamento perché non è possibile elencare tutta la gente che davvero contribuisce, dai più piccoli ai più grandi, con uno che spende un'ora alla gente che si prende le ferie dal lavoro per stare qui e contribuire alla buona riuscita di questa impresa. Anche perché sono stand che non è che crescano come i funghi dopo una giornata di pioggia. Quanto tempo ci si mette più o meno a mettere in sesto queste strutture che devono essere tutte a norma di legge, insomma con tutte le norme possibili e immaginabili, ma serve tempo e tanta buona volontà oltre che denaro per affittare queste strutture meravigliose. Certo. La preparazione parte mesi prima con tutti i permessi, le riunioni e la preparazione immediata richiede almeno una settimana e mezzo prima dell'inizio, solo per il montaggio delle strutture e le cucine e altre cose, altre attrezzature. Quindi allora diciamo buon lavoro a tutti, buon divertimento a chi verrà a godersi la sagra di Santerno. Ci vediamo, mi hanno già detto, il carnevale il 16 di febbraio, a lei risulta? Sì, certo, ma ancora prima, certamente mi avevo accennato delle feste delle meraviglie, la sua grande festa delle meraviglie che dura un giorno e mezzo, però è un segno anche questo, ma il carnevale è una ancora dei quei punti forti del paese che riusciamo a fare come pochi, noi ce la facciamo ancora, speriamo ancora per lungo tempo.